Sicuramente eh, avete dimostrato di giocare una buona pallavolo e di poter comunque eh, come dire, eh, eh, giocare bene in questo finale di stagione e trovare anche degli obiettivi dopo aver raggiunto in realtà il vero obiettivo vostro che era la salvezza. Sì esatto, credo tu abbia eh, fatto un quadro perfetto della nostra stagione, l'obiettivo nostro era la salvezza, chiaramente ci siamo arrivati il prima possibile con tre giornate d'anticipo. È una cosa quasi storica anche per la società, però insomma eh, adesso abbiamo questa fase di playoff challenge, come avete visto stasera abbiamo provato anche configurazioni diverse, come è giusto che sia, eh, per dare spazio anche a chi magari in campionato aveva giocato un pochino meno. I ragazzi si sono fatti valere e quindi andiamo avanti e adesso proviamo a raccattare qualcosa in casa contro Civitanova. Non sarà semplice, ma, ma ce la, ci proveremo. Non Siete rimasti fermi, anzi, diciamo che siete stati un po' impegnati in questo mesetto. Sì. Ecco, quanto è stato produttivo, ecco, eh, quanto, quanto utile per voi questa esperienza a Dubai? Eh, che domanda. Allora, eh, diciamo che è stata un'esperienza eh, un anche di vita, perché abbiamo conosciuto anche un, eh, una cultura diversa, chiaramente in un periodo particolare, perché è il periodo del Ramadan. Quindi niente, abbiamo diciamo, cercato di mantenere un po' il ritmo gara, anche se eh, giocavamo a un po' orari strani, a mezzanotte e mezzo, un po' così, però eh, fa, tutto, fa, tutto fa gruppo e tutto fa porta acqua al nostro mulino. Benissimo, grazie mille, buon rientro anche se Padova è vicina, è, è molto vicina. Comunque è, grazie. È, è,